Io non lo sento. Neanch'io. Sì, vai, vai a me, fai inizio io, inizio io. Salve a tutti, benvenuti alla seconda puntata della manifestazione organizzata dall'Associazione Sinfonia tra Sardo e Profano, Camminedas de Tradizione. Abbiamo un piccolo problema con l'audio con il presidente dell'Associazione Sinfonia, Jonathan Della Marianna, quindi intervengo direttamente io. Ripeto, vi saluto per questa nuova puntata di questa begli incontri che stiamo organizzando. Vedo in regia che forse Jonathan è pronto. Jonathan, prova a parlarci. Perfetto, Ora vi sento io. allora ti lascio la linea. È già partito tutto? Sì, vai. Ok, perché mi sono accorto che è partito, ho avuto un problema proprio un attimo prima, però non so se mi sentivate, stavo provando anche a parlare. No, non ti senti, ti vedevamo ma non ti sentivamo. Ok, quindi dalla regia tutto ok, Picchiri, sempre in sala regia. Lo saluto da qui, da casa. Non so se Cristiano ha già anticipato. Ho Comunque, iniziato ma puoi ripetere tutto tranquillamente. mi ripeto, dai, mi ripeto. Benvenuti, ciao a tutti, benvenuti alla seconda puntata di Tra Sardo e Profano, terza fase, chiamiamola così, fase autunnale. Ci siamo prefissi questa terza fase, che doveva essere l'anteprima di tutto il festival, però tra Tra mille mille cose, cose, come avete un po' visto visto tra le le puntate puntate di di EIA TV EIA TV, successivamente anche in live, perché siamo riusciti a fare anche quattro puntate live tra Cagliari, Pirri e Pula. Siamo stati ospiti a Casa Frau da Orlando Magia. Siccome siamo testardi, queste puntate fatte in casa le volevamo fare. Fatte in casa chiaramente che non vuol dire che siamo scarsi, ma ci interessava proprio fare queste belle chiacchierate con alcuni amici, soprattutto cari amici del nostro Cristiano Cani, che ripresento come un appassionatissimo, va bene? E stop, sì. Stop, appassionatissimo di ballo sardo, di abiti sardi, di ricerca sulla quella che è la tradizione a 360 gradi della nostra Sardegna, e tante altre cose, tra letteratura, fotografie storiche, Cristian, un po' la abbracci da tutti i canti questa tradizione. Beh, diciamo che si fa quel che si può. Purtroppo i mezzi non ci permettono di fare tutto quello che vogliamo, altrimenti sarebbe anche di più. Però diciamo che nel nostro piccolo le informazioni le recuperiamo, i consigli riusciamo a darli nel nostro piccolo sapere e quindi ci fa piacere. Ricordiamoci che questi appuntamenti sono fatti con una parola chiave che è condividere, condividere le informazioni, condividere quello che sappiamo delle nostre tradizioni. In questo caso avremo una bella realtà che è quella di Ossi, ma non svegliamo ancora chi è il nostro invitato di quest'oggi. Insomma, questi incontri, chiamiamoli incontri informali, però sono informali fino a un certo punto, Fino a un perché certo in punto. effetti all'interno di quest'oretta di chiacchierata ci sono tante cose, tante informazioni utili.
per chi vuol conoscere un pochettino di più le tradizioni di un'altra parte della Sardegna che non è la sua, ecco. Esatto, anche perché un po' tutto quello che tu raccogli è che con queste chiacchierate noi cerchiamo di, appunto, di condividere perché ci interessa fare quello e quindi di farlo un po' conoscere anche attraverso il nostro piccolo contributo. Quindi la condivisione di tutti quegli aspetti che sono tutti, anche se mi ripeto, tutti collegati tra di loro. Perché Certo. io posso parlare per quanto mi riguarda per la musica sarda e quindi il ballo sardo, scusate, quindi il ballo sardo, chiaramente ci sono gli abiti sardi, come si può vedere in tante mille manifestazioni e appuntamenti che riguardano questo aspetto, ma poi e ci possiamo collegare tutti gli altri aspetti, dalla cioè, non è che li colleghiamo, partono tutti assieme. La lingua, la poesia, la letteratura, un po' tutta la storia della vita Certo, sociale certo. che raggruppava tutte queste cose. Siamo partiti la settimana scorsa dal sud, dal profondo sud. Dal profondo sud dell'Iglesiente, specifichiamolo, Esatto. siamo partiti con Oscar Sanna, che salutiamo. Ciao Oscar. Che tanto ci sta guardando perché adesso deve Sì. Sì, capire se noi facciamo meglio questa puntata rispetto alla sua, tanto lo so già. credo che va meglio questo, ma ci mancherebbe. Scherziamo, ovviamente, quindi. Abbiamo lasciato Gonnesa con tanti bei racconti, la passione, la ricerca di Oscar e della sua associazione, del suo gruppo, per attraversare praticamente quasi tutta la Sardegna. Stiamo andando da sud a nord e forse la latitudine più o meno è la stessa, no? No, forse un po' più spostata, però di poco, dai. Esatto. Siamo sempre verso ovest, comunque, nord-ovest. Lascio sempre a te l'onore di presentare il nostro ospite di oggi. Io l'ho conosciuto 10 minuti fa, da qui praticamente, anche se chiaramente Ossi, non lo sto spoilerando, l'hai detto tu prima, Sì, Ossi. tranquillo, Eh, tranquillo. si conosce, si conosce quello che è la realtà, il livello di quello che viene proposto da questo piccolo paese, sia musicalmente che dal punto di vista del ballo, dell'associazione, di tutta la popolarità. Quindi parola a Cristiano Cani. Grazie Presidente, grazie Jonathan. Allora sì, Ah, hai ben detto, così, perdonami, hai niente. detto benissimo, Ossi, paese della regione storica del Coros, Pieno Logudoro, provincia di Sassari. Abbiamo con noi un amico, presidente dell'Associazione Culturale Sant'Ubertulo, un'associazione giovane ma che ha già fatto tanta strada a livello culturale, a mio parere. Ve lo presento Antonio Manni. Ciao Antonio. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Jonathan. Antonio è il presidente appunto dell'associazione. La sua associazione fa tanta ricerca per quanto riguarda l'abbigliamento tradizionale, ultimamente anche per quanto riguarda il ballo, anche se Antonio già prima della fondazione dell'associazione si occupava di queste tematiche. È anche suonatore di organetto e anche sarto, quindi possiamo veramente spaziare in tante domande. No, te lo dico perché io ho un suo pezzo, un bel gonnellino fatto da lui e me ne vanto, come Mecimento, dico. dai, Mecimento. Bene, bene Antonio, intanto benvenuto, mi fa Grazie. piacere, averti ospite oggi con noi. Iniziamo, io inizierei subito con le domande, Antonio, così non
non rimaniamo con le braccia accese senza metterci la carne sopra, no? Come si suol dire. Certo. Allora, Volevo ringraziare comunque prego. l'associazione Sinfonia, anche a nome dell'associazione Sant'Ubertolo, ecco. Perfetto, perfetto. Allora, Grazie, grazie. Antonio, raccontaci la tua esperienza, quali sono i motivi per cui ti stai dedicando al folklore e allo studio delle tradizioni del tuo paese? Allora, è iniziato tutto nel 1999, a fine Novecento, diciamo. Mi trovavo nella festa patronale qui in paese, il patrono è San Bartolomeo, e c'era appunto una serata di gruppi folk. E come succede in tutte le feste, in tutte le piazze, avevano invitato appunto la popolazione a ballare. Io ero incuriosito, mi sono avvicinato, però la timidezza non mi ha fatto fare il passo in avanti, diciamo. E dopodiché, siccome avevo due cugini, anche di più, che appartengono tuttora a una delle due associazioni dell'epoca, allora avevo chiesto di se potevo entrare nell'associazione, imparare il ballo e tutte quelle cose. Sono entrato a dicembre, ho iniziato a muovere i primi passi, ecco. Nell'arco di 6 mesi sono salito sul palco. Cosa è successo poi? Sempre dopo 6 mesi mi trovavo in un paese del Logudoro che è Villanova Monteleone, che per me è la patria del ballo sardo logudorese, con lo storico e il rinomato Tiubaro Rellai, che era un virtuoso proprio dell'organetto di Attunico, e niente, lì ho trovato la curiosità per questo strumento. Quindi ho provato a aprire e chiudere questo strumento e lì mi è venuta la curiosità. Dopo 2 anni mi ho comprato l'organetto di Attunico, ho iniziato a strimpellare, ascoltando registrazioni, eccetera, eccetera, fino a quando poi mi sono lanciato un'altra sfida, che era quello di imparare i due balli tradizionali del mio paese, Ussi. E con grande piacere l'allora suonatore zio Pietro Pilo Buonanima, che era l'anziano suonatore di Ossi, mi aveva detto: vieni, dice, quando vuoi a casa, e volentieri, volentieri ti faccio vedere i passaggi del ballo. Niente, io andavo, si può dire, forse 2 volte alla settimana. Lui suonava. E io ripetevo, suonavo e ripetevo, dopodiché andavo a casa e provavo. Dopo 2 mesi, diciamo che ho imparato il ballo con il suo benestare e anche quello di tutta la famiglia che mi conoscono bene e saluto anche. Niente, con l'andare del tempo poi mi sono anche appassionato degli abiti, della confezione, dei ricami e tutte queste cose belle. L'ispirazione è stato un quadro ricamato da una ricamatrice di Ossi che io stimo tantissimo, Rosanna Muresu, e lì ho iniziato a pensare, ma se io piano piano riesco a capire come si fa, magari chiedendo anche un aiuto a qualche ricamatrice, a qualche sarta o sarto che sia, cioè è una bella cosa, ecco, sia a livello economico, ma a livello di cultura personale e salvaguardia anche della tradizione ossese, non solo. E niente, così ho iniziato anche la sartoria, il ricamo, fino a quando poi mi sono accorto che alcune cose non andavano. Vedevo delle enormi differenze dal punto di vista vestimentario. E lì poi ho deciso di fondare con altre persone questa associazione, l'associazione Sant'Ubettolo.
E da lì è nato il tutto. Insomma, diciamo una bella storia, una bella storia che raccoglie un bel po' di anni anche, quindi diciamo Eh che sì. ti sei fatto le ossa e hai avuto anche tutta l'esperienza per poi arrivare ad oggi e poter dire la tua, ecco. Adesso arriviamo proprio al nocciolo della questione, Antonio. Quanti e quali sono i balidiosi e che nome hanno nel tuo paese? Allora, principalmente i balli diosi sono due, Subalusarlu, o Ballottondo, o Lugudoresa, come viene chiamata oggi, Sa Danza o Sa Campidanesa, e poi Suballa e Sasa, il ballo dell'Argia, che veniva fatto saltuariamente, ecco, nei casi di persone morse da questo ragno che tutti conosciamo, ecco. Il ballottondo è Subalusarlu, che ha la particolarità che anche tu conosci, è un ballo abbastanza. Sembra facile, ma non è facile. È difficile per quanto riguarda la vibrazione. Una vibrazione che è data quindi tutta da un movimento, diciamo, tra punta e tallone. Il ballo lugudorese e il ballo sese deve essere, come dicono gli anziani, un serio e frimmo. Serio è fermo, quindi composto senza movimenti sguaiati, ecco, i solloriadumi, un Esatto. termine ossese. È composto e poi deve avere sempre questo ritmo costante e ininterrotto. Cosa che purtroppo oggi non succede, ma magari Ne parliamo dopo di queste ne cose. parliamo dopo. Quindi deve essere costante e ininterrotto, con un movimento abbastanza serio, senza movimenti strani di braccia, movimenti proprio niente, serio. È tutto un gioco, diciamo. Di gambe, di piedi col tronco fermo. Un'altra domanda ti faccio, sempre riguardo al ballo nella variante lugudorese. Stavamo chiacchierando anche i giorni scorsi sulla struttura del ballo, logicamente è il ballo tondo, quindi il ballo per eccellenza, e mi stavi dicendo che queste avanzate che vengono fatte, soprattutto quelle che quando vediamo i gruppi folk, in effetti si facevano quando c'era troppa gente, mi stavi dicendo, giusto? Sì, in teoria sì, e anche in pratica. Quando gli spazi erano ridotti, ecco, allora c'era l'avanzata con Sibirridu, una sorta di urlo prima dell'entrata, ecco, e poi la gente faceva questa sorta di ferro di cavallo, ecco, Ok. dove le donne al momento della fine di questo ferro di cavallo non si giravano come succede oggi, senza far Cioè vedere non di scatto sottane o per far alzare la proprio, gonna, diciamo. ecco, e non c'era neanche questo giro dell'uomo di scatto, ecco, tanto da fare una sorta di twist, non esisteva, non esisteva. Era D'altronde, abbastanza. come hai ben detto, Antonio, se dicevano che doveva essere frimmu e comunque È serio, serio, quello sì. era proprio l'esatto opposto, in effetti. Sì. E Sì, niente, per. no, il ballo tondo era quello appunto che diciamo faceva scaldare i motori, ecco, scaldare i ballerini, dove poi loro stessi dicevano al suonatore di magari di aumentare il passo un pochettino, aumentare il brio della suonata, ecco. E dopodiché passavano a Sagampidanezza, che era un passo più svelto, più brioso, ecco. Raccontaci anche il significato, perché proprio Sagampidanesa? Perché gli avete dato questo nome? Allora, da ciò che so io e da quello che ho potuto sentire dalle persone anziane, si dice che Campidanesa perché provenisse dall'area del Campidano di Oristano, Campidano di Cagliari.
Però intervistando la buonanima di Dio Pietro Pilo, mi aveva detto, siccome Dio Pietro aveva vissuto la sua fanciulletta e giovinezza in un paese nella pianura della Nurra, Olmedo, dove c'è questo stretto legame anche tra ossesi e olmedesi, perché molte famiglie all'epoca abitavano lì per esigenze lavorative, sai, i pascoli. Noi lo chiamiamo Sanurra de Sosossezzo, che praticamente prende Olmedo, Campanedda, Sacchedu, tutta quella zona lì. Beh, un Niente, attimo, Doppie. Antonio, per chiarire Sì. dove Olmedo, prendete Alghero, Olmedo è sopra Alghero, diciamo, più o meno, per capire la zona, Sì, più o meno. più o meno. Più o meno. E niente, lui aveva imparato senza che gli insegnanti stessi sapevano che lui stava imparando, perché lo faceva di nascosto, zio Pietro, andava da questi due fratelli ossesi, fratelli secchi. Questi due fratelli avevano nella loro campagna, ecco, dei servipastori di Silanus. Quindi, tornando alla questione, è possibile che questa Campidanesa, siccome noi logudoresi, dopo Bonorva e l'altipiano di Campania, per noi è tutto campidano, A prescindere. dalla sua nata, a prescindere, come si dice, dalla sua nata, ecco, è possibile che venga invece dalla zona del Margine in particolar modo, ecco. Ok. È per quello comunque che viene chiamata Campidanesa o Danza. Oh, danza, interessante anche perché fondamentalmente nel Campidano di Cagliari la danza non c'era, forse. Nell'estremo nord del Campidano di Oristano qualcosa ci poteva essere, vista la vicinanza con le zone storiche della Sardegna, Certo. dove in effetti si ballava, con il Mandrolizai o comunque il Barigadu, che confinano alla fine col Campidano Sì, di sì, Oristano. sì. Sì. Bene, quando si ballava e in che modalità? Quando è che si ballava? Allora, a Ossi si ballava ogni domenica pomeriggio all'aperto, se il tempo lo permetteva. Poi, vabbè, nelle feste patronali e poi in particolar modo a Carnevale. A Carnevale aprivano queste sale chiamate sozioso, dei saloni dove la gente andava mascherata, e lì c'era ballo sardo alternato poi con ballo civile, cioè come la mazurka e insomma, il valzer, e si ballava sia a ballo sardo che questi balli. Quindi mi stai dicendo comunque che per Carnevale non avevate un ballo apposito, ma erano comunque i balli che si facevano anche No, durante no, no, gli no. altri momenti dell'anno. Ecco, anche questo è interessante perché No, molti no, no. paesi hanno anche dei balli appositi, ad esempio in Campidano c'è il ballo gai, per dire, o ad Aido Maggiore, Sago in Trozza, cioè ci sono dei balli a Sì, volte sì. specifici solo per quel momento particolare, per quell'evento dell'anno. Perfetto. No, da noi solo il ballo sardo, ecco, è alternato con la danza e i balli civili. In quale quantità l'uno rispetto all'altro? Oppure si ballavano allo stesso, come più o meno allo stesso modo, allo stesso numero di Allora, balli? il ballo sardo era quello più ballato, forse appunto come pacatezza, ecco, perché la danza richiedeva un passo più elaborato, quindi sicuramente anche per questo motivo. Però poi il ballo sardo rispetto alla danza o campidanese, alla campidanese alla fine veniva anche ballato in coppia, chi poteva, quindi venivano fatte dei piccoli cerchi, ecco. Mentre invece il ballo sardo prendeva tutti, ecco, a questo ballo dovevano partecipare dai più piccoli ai più anziani.
per quello che non si correva come purtroppo a livello folcloristico siamo abituati a vedere. Parliamo anche dopo anche di questo argomento nelle prossime domande. Dimmi. Una cosa che raccontano gli anziani è che proprio nel periodo di Carnevale, anche questo me l'aveva detto zio Pietro Pilo, a lui l'avevano messo proprio nella piazza principale sopra un tavolo per suonare, e lì si ricordano queste catene umane di persone che arrivavano addirittura fino prima dell'entrata di paese, nella Sabontana e Don Micheli, che risulta prima di entrare a Ussi, ecco. Quindi potete immaginare i balli. Allora il divertimento era poco. Certo, ma lo sappiamo benissimo dalle fonti storiche che il ballo era all'epoca fino a che nei paesi si è ballato in piazza fondamentalmente, ma comunque relativamente fino alla fine dell'Ottocento il ballo aveva un significato importante per la vita sociale di ogni comunità Certo, e quindi era, lì era, c'erano. eh, ci si sentiva quasi obbligati a partecipare al ballo, perché fondamentalmente chi non partecipava erano le persone escluse dalla società, e cioè i malati, i carcerati, le vedove. Quindi ecco perché c'era questa Sì. È sorta la di persona in sentimento di lutto, certo. partecipazione. Perfetto, Antonio. Allora io vorrei. Poi capitava anche comunque che c'era l'opportunità che magari due famiglie che erano in bisticcio, ecco, che avevano avuto parole durante l'anno, comunque sia un modo per riallacciare, eppure era un modo anche per avere degli approcci con le ragazze, le Certo. donne, ecco, erano pochi al di fuori dopo della chiesa, ecco, dopo della messa, questi balli permettevano anche la presa mano per la mano, e non era da poco. Allora, diciamo che ci hai già informato anche sulla tipologia del passo, su come doveva essere tenuto il corpo durante il ballo. Quindi oltrepasserei questa domanda, magari. Più che altro vedremo poi qualche differenza tra i balli dei vari paesi, ma ti chiedo adesso, si balla ancora nel tuo paese? A Ussi sì, si balla ancora quando c'è l'opportunità, ecco. Allora, nel 99, quando io ho iniziato, il ballo è stato appunto messo da parte, ecco, salvo alcune feste a Carnevale, ecco, che davano. Però si balla il ballo sardo da una decina d'anni circa, sai, con i gruppi etnici e con qualche serata folcloristica, ecco. Però c'erano e ci sono tuttora anche so cantadores e canta chitarra che tra un canto e l'altro poi danno la possibilità al pubblico di sgranchirsi le gambe con un ballo sardo, ecco. Ok, allora io chiederei al nostro direttore artistico in regia Enrico di mandare il primo contributo filmato, che è un video dove ci sono le due suonate dei balli di Ossi, suonate proprio da Antonio, quindi ce lo vedremo tutto questo video e poi ne parleremo dopo alla fine. Grazie Enrico per mettere il contributo. Antonio Manco.
vai tu, John. Ok, siamo tornati, eccoci. Abbiamo sentito e visto una bellissima esecuzione musicale. Non abbiamo visto, non si vedevano i ballerini, ma è come se. No, non ce n'erano Non ballerini. c'erano, ah no. Non c'erano. Vabbè, ci saranno stati un po' i ballerini estemporanei, però. La possiamo anche immaginare come sarebbe andata. Ne approfitto per chiederti subito, per farti questa Prego. domanda, Antonio, perché noi Sallagudoresa la sentiamo, ormai siamo catapultati un po' in tante cose all'omologazione e quindi la sentiamo quasi sempre allo stesso modo. Qui invece si sente qualcosa di molto più arcaico, di un po' Particolare. più datato, cioè, a parte tecnicamente, quindi l'esecuzione proprio tecnica con questa andatura molto staccata, Cadenzata, diciamo, molto. molto cadenzata. Sì. Data da un po' dalla tua suonata, che come hai detto arriva direttamente da su Sì. Cerco Maistu. il più possibile appunto di assomigliare, ecco, rassomigliare a quello che suonava Zio Pietro, ma poi si sa che quello che ha sentito lui non è quello che ho sentito io. Magari lui, come tutti gli artisti, ha messo magari un po' del suo o comunque sia una cadenza sua, ecco. Però Certo, così l'importante è che ci sia come la era traccia. naturale fare all'epoca, cioè nel senso era normale che uno Certo. acquisisse la suonata e poi se la facesse sua personalizzandosela, insomma. Certo. Certo. No, ma Dimmi, devo dire dimmi. che è molto interessante perché essendo noi abituati a vedere le cose in TV o comunque sempre bene o male quei soliti gruppi che vengono invitati, quindi molto spesso perdiamo queste variazioni a livello musicale, a livello delle melodie. Poi logicamente non sono musicista, quindi io non riesco a entrare molto in merito alla questione, però si Certo. percepisce la differenza e si percepisce anche veramente questa storicità della suonata, perché io mi rendo conto che questa è una suonata sicuramente più antica di quella che sto sentendo adesso. Certo. I paesi alla fine che tutt'oggi hanno tenuto proprio la suonata antica, siamo noi, Villanova Monteleone, anche Putifigari, e salendo verso il Meilogo, nel paese di Cosoine, con Suballo di Raffaele Liccu. Poi Hai gli citato altri Antonio, paesi. hai citato un paese a me carissimo che è Cosoine, che saluto tutti gli abitanti di Cosoine, i miei amici. Io anche lì c'è un pezzettino di cuore e non vedo l'ora di andare a trovarli perché è veramente un posto meraviglioso. Andate, questa è una cosa che cercherò di dire sempre a tutti, andate, girate la Sardegna perché ogni paese, piccolo che sia, dei gioielli da scoprire. Ossi per primo ha delle meraviglie nel suo territorio, ha delle Domus de Jonas favolose. Io cito Mese Montes, Sa de Sazile, ma anche le piccole chiese campestri. Ha veramente dei gioielli che magari non conoscono manco i paesani stessi, a volte, purtroppo dico, ma veramente non abbiamo veramente nessun bisogno di andare fuori dalla Sardegna per scoprire la bellezza ce l'abbiamo in casa e solitamente ce l'abbiamo sotto al naso, non ce ne rendiamo conto. Esattamente, giusto. Bene, Bravo Cristian. poi hai citato anche Zurra. Dimmi, dimmi. Piccola parentesi pubblicitaria per la Sardegna che in questo momento ne ha bisogno. Bravo. No, no, ma io amo la mia terra e la pubblicizzo ogni volta che posso. Non solo casa mia, ma tutti i paesi della Sardegna meritano veramente almeno una visita ogni tanto. Hai citato. Jonathan, scusami Sì, Cristian, volevo certo. aggiungere, con queste melodie viene anche difficile
correre oppure tenere il passo, perché la caratteristica di queste suonate era quella di perdersi, perdere quel passo. Noi siamo abituati a sentire, diciamo, una musica liscia, ecco. Lì c'era una sorta di perdita di passo che attraverso altre, come te lo posso dire, un altro stacco, chiamiamolo così, tornava al Recuperava il passo. passo, recuperava il passo, ecco. Ok. E tu, comunque sia, se senti magari o la sonata di Ossi o quella di Villanova Monteleone in piazza ballando, ne vedi poco e niente, perché ormai siamo abituati, diciamo, al ballo tondo con chitarra fisarmonica, oppure quello che chiamano Lugudorès a seria, che ancora non ho capito mai questo serio che cosa voglia dire, ma comunque dicono per differenziare da quello cantato. Però se tu chiedi agli anziani cos'è Lugudorès a seria o Lugudorès a cantata, e narana e gutuseri tagare narrer, cioè cosa vuol dire? Ecco, il ballo No, ma sardo era quello, punto e basta. poi hai citato questi paesi, io cito anche i nomi dei suonatori perché in effetti molto spesso le suonate venivano caratterizzate dal suonatore come Zio Pietro Pilo da Sì. voi, come a Villanova Monteleone, come Zio Raffaellico a Cossoine, ma la Logudoresa alla fine si spinge anche fino a Montiferru, a Scanò Montiferru, dove c'era Zio Raffaellico, scusa, Zio Americano. Sì. Insomma. Quindi diciamo che l'areale della Logudoresa va ben oltre il Logudoro, in effetti, sia per quanto riguarda le varianti, sia per quanto riguarda i balli, tra virgolette, cugini, come il ballo del Margine, vero? Sì, ma secondo me c'è anche una traccia nel Goceano, come può essere su Ballo Sì. Gurrende, e anche magari lì nel Monte Acuto, come su Ballo Manno di Buduzò, cioè c'è Certo. sempre quel passo che si assomiglia alla zona nostra, ecco. Poi Sì, che abbia magari a no. diciamo che non c'eravamo all'epoca, quindi possiamo solo ipotizzarlo, possiamo solo pensarlo, che sono tutti balli nati da uno stesso ballo, da una stessa radice, che poi sicuramente con l'avvento dei nuovi strumenti musicali alla fine dell'Ottocento, quindi fisarmonica, organetto, hanno Certo. avuto questo boom, così come tutte le altre tipologie di balli che abbiamo in Sardegna, e quindi si sono, diciamo, specializzati all'interno dei vari paesi e quindi hanno avuto la loro strada e quindi sono diventati balli a sé stanti oggi come oggi. A questo punto ti Sì. faccio la domanda, visto che ho parlato di strumenti, quali strumenti venivano utilizzati per il ballo a Ossi? Allora, l'organetto. La fisarmonica, la chitarra sono quelli che conosciamo di più, ecco. Però anticamente c'era anche su Dumbarino e su Vipiriolu, ecco, quello che tuttora da noi viene suonato nelle processioni di paese e che tuttora si suona anche nella discesa dei candelieri. Infatti c'erano dei suonatori ossesi che venivano chiamati proprio dai gremi, soprattutto il gremio dei viandanti, che se non mi ricordo male è il gremio più antico, ecco, Antico, sì. rispetto agli altri, e loro venivano chiamati per suonare su Dumbarino e su Vipiriolu, ecco. A proposito, anzi no, parla, 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 Antonio, parla, non hai No, finito. poi c'era il canto vocale che su Guncorlu, ecco, che oggi è rimasto solo nel paese di Chiesi, nel paese di Chiesi. Ecco. E poi anche le campane, Savenazzu, non so se avete presente in Campania, no? Quando staccate un pezzo di quell'erba, Sì, l'avena selvatica, te lo sì, metti sì, in sì. testa e poi fa una sorta di trombetta, ecco. Quei sagannada, quel recipiente dove si mette il latte, ecco, al Insomma, ogni momento cosa della. era utile e buona per fare Sì, la percussione, per per poter fare. ballare. Sì, Ecco, e tante interessante altre anche questo, molto cose. interessante. A proposito, chiederei a Enrico di vedere il secondo contributo filmato che... un video storico di una Logudoresa che ha eseguito al Medo nel 1953,
pubblicata su YouTube da Tittino Ferralis, che ringraziamo. È un piccolo, po sono pochi minuti, ma molto interessanti perché fanno vedere il ballo così come ce l'ha raccontato Antonio. Bene, abbiamo visto questo bellissimo filmato di una logudoresa accompagnata col tamburino e il piffero. Avete anche notato la rigidità, tra virgolette, la compostezza delle persone che stavano ballando, che da quello che vediamo oggi è una cosa completamente diversa, vero Antonio? Volevo aggiungere una cosa, Sì. che nel Logudoro ogni ballerino si personalizzava il passo, ecco. Le persone, come avete visto, un pochettino con anchette al di fuori del limite, nel mio paese venivano un pochettino emarginati, ecco. C'era questa sorta di regola, non venivano presi in considerazione, ecco.
preferiva la donna, preferiva ballare con un uomo, un ballerino un po' più composto. Ma è Guarda, interessante, parla, prego, Gio. da quello che ti ho detto, che poi è un reperto chiaramente storico, bellissimo, importantissimo, però appunto si vede questa serietà di quello Sì, che era il sì. ballo inteso 70 anni fa praticamente. Sì. A un certo punto si vede proprio un uomo, adesso non ho capito l'età, comunque si vede un uomo vestito di nero che mi sembra che dica qualcosa in toni quasi E chissà che arrabbiato. cosa sta chissà cosa Esatto, stava contro una dicendo, donna, boh. mi sembra. Sì, Quindi quella donna, immaginiamoci. se avete notato comunque la compostezza anche della ballerina Lugdorese, ecco, quelle gonne non si muovevano, dovevano essere quasi ferme, ecco, invece oggi andano e tornano, pigano e falano, a più non posso. Allora, Antonio, tornando alle varianti dei vari paesi, visto che suoni l'organetto, mi sai dire se ci sono differenze sì, a livello della melodia, l'abbiamo detto, ma dico, a livello Sì. di ballo, esistono delle differenze nei vari paesi, non so come di utilizzo del corpo, quindi del tremolio, di queste cose? Allora, parlando di tradizione, tralasciando il folk, Sì. non ho visto queste differenze. Magari qualcosa lieve si può avere, che ne so, ad esempio, un ballerino di Ossi magari si riconosce da un ballerino osilese, un ballerino ploaghese, che lì facevano, diciamo, dei movimenti un po' più accentuati, ecco, rispetto al mio paese. E poi lì, nelle zone del Marghi, del Meilugu, io ho visto dei video vecchi di Bonorva e di Cosoine, dove il passo è un pochettino più semplice, ecco. Ma grosse differenze, Cristian, Ok, però era un ballo. diciamo che Forse comunque erano scusami, riconoscibili, no? la differenza magari per quanto riguarda la presa della mano, ecco, Ah, anche c'è sì, qualche beh, certo. differenza, però in linea di massima si ballava ovunque così. E ti chiedo a questo punto, da suonatore e ballerino, quanto è importante per un suonatore saper ballare? Bella domanda. Il ballerino e il suonatore sono due cose, secondo me, che non si possono scindere, perché uno è importante quanto l'altro, ecco, nella stessa bilancia. Certo è che un suonatore, se vede una piazza, tra virgolette, morta o mezzo morta, non potrà mai, mai fare fuoriuscire, ecco, attraverso la musica, quel sentimento che lui vuole esprimere ai ballerini, però devono essere anche ballerini che devono invogliare il suonatore a dare il meglio di sé. Diciamo che questo dare e ricevere che c'è sempre stato nelle piazze Sì. si è invertito nel palco con l'avvento dei Sì, gruppi folk, dove per esigenze di coreografie il capogruppo diceva al suonatore: a questo minuto devi cambiare, qua, là. Quindi non c'è più stato quel rapporto che in effetti ci doveva essere, dove il suonatore suonava meglio se il ballerino, diciamo così, si esaltava e viceversa. Questo è venuto a mancare sicuramente. Il suonatore è il pilastro principale della piazza. Si dà molto spesso valore, diciamo, ai ballerini, però il suonatore è quello più importante. Sì, Se ma uno suona male, i ballerini certo, ballano ma in questo male, caso tu che suoni? ecco. Sapendo anche ballarlo, quel ballo,
sei più a fuoco oppure non cambia la questione? Ma mi immedesimo anche sul ballerino, ecco, sui ballerini. Cerco magari di fare quei passaggi che possono magari far riposare il ballerino e poi magari farlo riprendere con un passo più elaborato, perché da noi quel tremolio è tutto uno sforzo a livello di polpacci, non Certo ce che n'è. comunque è bello faticoso anche nella parte tranquilla il vostro ballo, sicuramente. Non è perché ormai si vede che questo tremolio viene fatto con questo molleggiare di ginocchia, ma su ballo noi goi. Mi dispiace. È proprio il tronco fermo, le gambe quasi rigide, tutto viene, come si dice, è tutta una questione di talloni, ecco. A questo punto chiedo a Enrico di vedere l'ultimo contributo filmato, che è una logudoresa ballata in piazza a Romana, se non ricordo male, negli anni 90. Così vediamo anche un'altra tipologia un po' più vicina ai giorni nostri. Grazie Enrico per il contributo. Bene, abbiamo visto quest'ultimo contributo, anche qui abbiamo visto la serietà del ballo, anche se erano poche persone, però questo non ci ha fatto, non ci ha fatto distogliere l'attenzione. A questo punto ti chiedo, Antonio, visto questo Sì. ballo, questi movimenti, molto ieratici quasi, oserei dire, c'è molta differenza tra quello che abbiamo visto in questo video e quello che vediamo in piazza oggi, giusto? Sì, abbastanza. Abbastanza perché, vabbè, molto spesso nelle piazze della Sardegna, al momento della logudoresa specialmente, se ne vedono di tutti i colori, dall'A alla Z, dal correre, da queste entrate che sembrano come che stessero facendo dei kamikaze. Proprio entrando, come che si dovessero sbattere alle altre persone, per non parlare di questi movimenti tutti, insomma, fuori dal normale, fuori dal normale. E la parte, non c'è armonia, non c'è sintonia. Secondo me, i maestri anche di queste scuole di ballo, perché intanto ormai ci sono queste scuole di ballo che cercano di insegnare, però
c'è qualcosa che non va, bisogna accorgere Allora, subito. qui alzo le mani perché io posso dire tranquillamente che la logodresa non la insegno. Qui non ho colpe io. Guarda che chiede ai tuoi allievi, Chiedi pure, attenzione. se lo fanno è perché l'hanno imparato da qualcun altro, non da me. È sempre il primo ballo che mette, Anton. No, dico la Vero, verità. ebbe, Dico la verità. ebbe. Me lo chiedono tutti, me lo chiedono E tutti, poi ma se... dice. No, aspetta, aspetta un attimo, Jonathan, che questo è importante, perché me lo chiedono tutti, ma io dico sempre, la logodoresa è uno di quei balli che se non sai ballare un dillu non puoi fare assolutamente neanche tutto il resto. Dico dillu, ma anche Guarda, ballare su dillu è molto spesso è difficoltoso da parte di chi cerca di imparare i certo. balli. Il problema è che vogliono fare tutto e subito, quando invece bisogna essere un po' più calmi e capire le cose. Io Un sì. esempio di scuola di ballo che io, cioè, ho visto con i miei occhi è quella che, dove sono stato appunto protagonista nello spiegare la logudoresa, è quella del Fedora Puzzu di Selargius. Dove lì, appunto, saluto anche Matteo, saluto tutti, Cristina e tutto il Tra gruppo. l'altro, un attimo Antonio, tra l'altro li avremo ospiti prossimamente anche loro. Lì mi hanno chiamato, come hanno chiamato me, altre persone del posto, insomma, dove si ballava quel ballo. Spiegare la teoria e poi la pratica. E invece non è così per tutti. Ormai tra YouTube, tra Facebook, tra Instagram, poi copiano da chi non devono copiare, e intanto sono tutte imitazioni. Però No, devo bisogna avere dire, un occhio di riguardo. assolutamente, bisogna, come abbiamo detto anche la volta scorsa, bisogna avere rispetto verso quello che si fa. Quindi onore a Fedora Puzzu che invece di fare le cose a modo suo chiama le persone competenti per spiegare le cose. Fondamentalmente in questo caso abbiamo voluto fare un piccolo stage sulla logudoresa e abbiamo chiamato te che sei venuto volentieri e ti abbiamo Sì, invitato sì, sì. a scendere in Campidano, nel Campidano di Cagliari, anche se voi della Norvegia siete un po' No, restii, sto no, scherzando, no, no, no. però ti ho fatto conoscere, signor Manno, le ho La fatto questione è conoscere le tepole di sempre. Mariuccia io, e quindi. La questione è sempre lì nella frontiera, ci sono sempre problemi alla frontiera. Ecco, All'equatore lì bisogna sempre. la Da frontiera da praticamente da dove possiamo metterla? Basanta No, tramasta, anche dai. più giù, anche più giù. Da Basanta in su la frontiera sale sempre. Quindi a Basanta è tutto Campidano, a Nuoro è già tutto Campidano, giù verso Nuoro. I Nossi è tutto Campidano, de Tasera del Bonorda. Siamo sempre il capitano di qualcos'altro, È ricordiamocelo. Adesso. un'asta che oscilla il Campidano, quindi No, al di ovviamente là si dello scherzo, scherza. no, dico, al di là dello scherzo ci mancherebbe, siamo qua anche per fare una bella chiacchierata in compagnia, quindi non prendiamoci Certo. troppo sul serio, però è giusto far capire determinate cose. Oggi come oggi le scuole di ballo servono perché non si può più praticamente imparare in piazza come era in passato, No, quindi certo. c'è una modalità diversa di insegnamento. Oggi non c'è più la persona che ti scegli da copiare per poi personalizzarti il passo, eccetera, ma c'hai, tra virgolette, l'insegnante, quindi diciamo che si sta un po' standardizzando. Il problema è proprio Sì. l'insegnante che se non sa per primo fare le cose, insegna male tutto il resto. Quindi ci vuole, come ho detto prima, il rispetto lo teniamo chiamando le persone del posto, insegnando la storia di quel ballo. Siamo in questo caso stiamo facendo questi incontri anche per capire un po' di storia in più sul ballo che stiamo Certo, presentando e soprattutto giustamente. avere quell'onestà e quell'umiltà, dico io, di dire che se non lo sai fare non si fa, ma che problema c'è? E No, no, no.
purtroppo Non sono vediamo tutti che la poi. pensano come te. Lo so, però io mi ostino a dirle queste cose fino a che non lo capiremo tutti quanti. Come da buon sardo la testa dura, come si suol dire. Ci ho perso anche i capelli per la durezza della testa, insomma. No, ma la cosa più lampante ed è quella che cerco di dire sempre a chi viene ai miei incontri di balli. È quella di non creare un cerchio dentro un altro cerchio, perché Anche quello. impedisci a chi sta fuori nel cerchio più esterno di ballare. È Anche capitato quello è qualche vero. volta che, è capitato qualche volta che qualche persona che viene da me a ballare abbia fatto questo e io dico la verità, l'ho sgridato. L'ho sgridato perché è una questione di educazione, a mio parere. Ah, hai fatto Tutto qui. bene. La canna le dovevi No, anche sbattere. perché dico la verità, poi la gente dice, ah, quello va da Cristiano Cani e la colpa è mia, detto chiaramente. No, Però dai, adesso. il ballo nostro in cerchio, doppi cerchi non ce ne sono. Quello magari può succedere nella zona del Nuorese con questo famoso balla tre pizzas o com'è che lo chiamano Sì. lì. Ecco, poi però da noi non puoi né fare tanti cerchi né fare doppi cerchi. Non dividere neanche una coppia, ma quello è tipico di tutta insomma, di tutti i balli della Sardegna. Sì, diciamo che quest'ultimo pezzo di chiacchierata hai risposto alle tre domande che ti dovevo fare. Ne abbiamo altre due. Una che voleva farti Jonathan, e prego Jonathan di farti questa bellissima domanda. Devo stare attento No, perché no, chiaramente no, no. no, ma perché so che può aprire poi altre 36 ore di ininterrotte di chiacchierata tra di noi, però mi riattacco un po' dalle ultime cose che avete detto tutti e due. Ci sono tante cose in comune. Oggi stiamo vedendo Ossi e tutta i dettagli dei balli tipici di Ossi, ma ci troviamo tantissime cose in comune con Gonnesa, per esempio, che abbiamo visto la settimana scorsa. Sia nel nome che si dava ai balli, cioè non si tendeva a specificare, quindi forse c'era meno il fatto di catalogare, classificare tutte le cose per filo e per segno. Era una cosa molto più naturale, perché chiaramente la vita sociale era quella e il ballo veniva proprio sentito. C'era proprio l'esigenza di incontrarsi tramite il bar, come hai detto tu, la domenica o come succedeva per i carnevali, come succede tuttora. Io non sto togliendo nulla a chi continua a farlo, però in tanti posti sappiamo che si è perso e si cerca di riproporlo. Cose in comune e quindi nel nome dei balli. Anche negli strumenti abbiamo visto il piffero e il tamburino, che in questo caso veniva suonato da due persone, con il piffero che è leggermente diverso, una sorta di flauto traverso. Sì, un E, ottavino, in, in, diciamo. sì, esatto, un ottavino in confronto a quello che in Campidano, ma esisteva penso in tutta la Sardegna, veniva chiamato sulì tamburino e veniva suonato No, da una sola persona. ma Sì, esisteva certo. anche il suo litto che dite voi è subipiriolu desubassore, ecco, è come quello di Gavoi, solo che adesso non ho mai approfondito bene la Ma questione perché in base a quanti furi ha. sicuramente esisteva anche da voi. A me è capitato di seguire proprio un workshop di questo strumento, del flauto e tamburiglio. Suonato in Provenza, addirittura lì fanno proprio scuole a livello accademico, però anche questo è un altro argomento che magari tratteremo. Alla prossima Ci puntata. ho trovato tantissimi altri punti in comune, comunque sia appunto con Ossi e Gonnesa, ma con tutte le
tutte le zone della, tutti i paesi della Sardegna. Adesso non stiamo qui ad approfondirle. Sicuramente quello che è molto importante è la ricerca di quello che viene riproposto, in questo caso molto seriamente, la ricerca sia dal punto di vista degli abiti, quindi di sartoria, dei tessuti, del tipo di tutti i dettagli che io non conosco. Delle suonate, e chi meglio appunto di Antonio oggi ce l'ha potuto spiegare, visto che lui è partito proprio, cioè Antonio sei partito proprio come apprendista suonatore di organetto e Autodidatta, ecco. no, vabbè, però chiaramente c'è proprio il dettaglio, la ricerca di quella che era la suonata fatta dal maestro di Rossi, Non, mi sentite? Mi sentite? ti Sì, sento ti male, sentiamo male, Jonathan. Jonathan. E anche io ho un ritorno proprio brutto. Pronto? Jonathan si è perso. Sinceramente, non ho neanche capito quale domanda volesse farti. Non lo so, non lo so, non lo so. Vabbè, andiamo oltre, poi magari come riprendiamo il collegamento con Jonathan, che deve essere in qualche Sì, paese sì, sì. sperduto del deserto della Namibia, probabilmente, che non c'ha internet in questo modo, cioè c'ha internet, un po' ballerino, sta ballando la Ludoresa, l'internet di Jonathan. No, allora, magari come recuperiamo, continuiamo con la domanda che volevo farti, ma adesso ti faccio io Sì. l'ultima domanda, che sta a me carissima, perché so che mi devi regalare un bel pezzo di terziopelo color mattone. Oh, Questo lo dico addirittura. di fronte a tutti, che me l'ha promesso, chissà quando me lo darà, non si sa, ma l'importante è che ci sia nel testamento, poi... No, sto scherzando. Quando lo rifaranno di setta. Aspetta un attimo che vedo, forse vedo Jonathan, ci sei? Prova a parlare. Mi sentite ora? Sì, Sì. allora ti rilascio la parola, dai. Purtroppo ho problemi di connessione, c'è nuovamente un temporale in corso da 10 giorni a Ah, questa ecco. parte. No, io pensavo che Ah, abitassi ecco. nel deserto della Namibia, ho detto prima, quindi... No, mi sono collegato adesso dal computer, perché prima avevo il Ok. telefono, andava un po' meglio, però sembra che ci siamo. Mi ricollego Ok. Allora, subito, prosegui dicevo. pure, Jonathan. Sì, proseguo. Dicevo delle varie cose in comune che ci sono nei balli, negli abiti, nella ricerca, un po' in tutti i paesi della Sardegna. Però chiaramente fa la differenza se queste cose vengono fatte bene o viceversa. E qui Certo. lo possiamo vedere anche con i tempi che corrono, perché appunto, come avete detto prima, tra social, la vita chiaramente che è cambiata, tutto quello che intendiamo noi rispetto a 50-70 anni fa è totalmente cambiato. Questa è l'evoluzione naturale delle cose. Non ci possiamo fare niente se non apprenderle bene, seguire certe regole, farle rispettare. Questo vale, come ha detto Cristiano, per il ballo, far capire come veniva fatto, per non andare, appunto, come dici tu, Antò, per non andare in piazza e Sì, vabbè, fare ogni volta le pagliacciate, infatti. perché questo non va bene per nessun in nessun ambito. Io lo vedo come suonatore di Launeddas. Chiaramente ci vogliono le basi, bisogna apprenderle bene. Si prendono le basi Certo. cercando di copiare il maestro o copiare quella che è la suonata di Zieffisi Numidis di quasi 100 anni fa, di 80 anni fa. Chiaramente poi le cose devono anche andare per il verso molto personale, però le basi sono Sì, quelle. certo. L'abito deve essere riproposto bene, il ballo deve essere ripreso e riproposto bene. Quindi so che questo lo state facendo bene, anche a Ussi. Sì. Prima di
partire in questa avventura. Qual è il tuo pensiero? Quali sono state le difficoltà, appunto, nel ripartire in questa ricerca fatta bene? Perché hai trovato molte differenze, molti un po' errori, molte cose fatte un po' per aria, sia Sì, nell'arto, nel ballo, un po' in tutte le ricerche che state riproponendo culturalmente con la certo. vostra associazione. Cosa ne pensi? Allora, prima di fondare questa associazione, insomma, ci ho pensato tanti anni, poi alla fine, parlando con alcune persone, mi hanno dato l'input, ecco, la spinta poi per la fondazione, ecco, io come carattere sono abbastanza deciso. Prima di prendere comunque una decisione, penso sempre al negativo, la verità si dica. Però quando muovo i miei passi non sbaglio. Questo chi mi conosce lo sa. La mia testardaggine, vero, Cristian? Diciamo che hai pesi talmente tanto e valuti talmente tanto quello che può accadere che poi, diciamo, c'hai il dietro parato, ecco, per non essere troppo scurrili. Sì, però la mia pignoleria so quel che faccio e sono consapevole e ne ho le prove e le testimonianze soprattutto. No, ma infatti, una buona ricerca ti dà anche modo di poter dimostrare quello che stai facendo. Non è solo, Certo. mi hanno detto che no, io faccio interviste, io mi vado in archivio a cercare i documenti, cerco, Certo. faccio tutto quello che mi è possibile per arrivare a quella verità che so che non è Certo. difficile da ottenere al 100%, ma il mio obiettivo è arrivarci a quel 100%, perché noi stiamo Sì. facendo un qualcosa di che è un'operazione culturale, detto chiaramente, perché il ballo, l'abbigliamento tradizionale sono la cultura del nostro territorio, una parte della nostra Sì. Sì. cultura, del nostro territorio, che non deve essere presa così troppo alla leggera. Purtroppo Leggera, abbiamo avuto infatti. decenni e decenni di un folklore, a mio parere, non troppo corretto, dove più che fare attenzione a quello che si indossava, a quello che si ballava, si dava attenzione all'applauso, al ricevimento di un finanziamento, e questo ha portato un po' a una, a, non dico alla rovina, ma a fare cose fatte non troppo bene, come ad esempio alla omologazione degli abiti, cioè usiamo solo una Sì, variante sì. dell'abito, ed è quello che io fondamentalmente vedevo quando sfilava Ossi e vedevo fino a pochi anni fa un unico abito bello, per carità, ma mi chiedevo sempre, ma avevano solo questo a Ossi? Poi, quando è nata l'associazione di Antonio, devo dire che mi si sono aperti gli occhi, era qualcosa di bellissimo. Io abiti così ricchi come tipologia di tessuti, come abbigliamento, come il portare anche l'abito, che è una cosa molto importante, non bisogna essere semplici utilizzatori, ma bisogna avere anche una coscienza nel portare dei pezzi di storia, perché sono pezzi di storia, ed è questo è quello che fa l'associazione di Antonio, lo dico io perché io ho visto con i miei occhi quello che fa Antonio attraverso anche le mostre, attraverso tutto quello che è la divulgazione. Di quello che è veramente quel tesoro che è l'abbigliamento e il ballo di Ossi. In questo caso, Antonio sul ballo sta ancora recuperando tutte le informazioni, Ci bene o stiamo male ce le ha, però ci lavorando. stanno lavorando Sì. per presentarlo nella maniera migliore possibile. Ed è quello che bisogna, a cui bisogna puntare. Bisogna puntare alla qualità. Sì. Certo. La qualità elimina tutte le schifezze fatte fino a oggi, che ripeto, uno può anche continuare a fare, è una sua scelta, non sto qua a Libera dire scelta, non infatti. devi farlo, semplicemente devi dichiarare cosa stai facendo. Se stai facendo il folklore con la F maiuscola e quindi studio e divulgazione di una tradizione di un determinato territorio, oppure spettacolo, perché folklore non ha mai significato, non è mai stato sinonimo di spettacolo, mettiamocelo in testa.
Certo, Se vuoi aggiungere proprio così. qualcosa, Ma Antonio, ma penso che la mia oh ramanzina sì, finale oh sia sì. stata. No, volevo parlare comunque che Ossi ha un patrimonio inestimabile a livello sia etnografico, a livello musicale, un paese comunque di poeti, poeti improvvisatori, cantadores, poi a livello archeologico lo sai anche Sì, tu. ne abbiamo accennato anche prima. Diciamo che allora è che l'Ossese appunto non valorizza il suo paese, ecco, però per fortuna ci sono i casi eccezionali come sottoscritto e tanti Beh, altri. è giusto anche darsi un po' di meriti, come dico sempre. Qui ci sta, qui ci sta, e ti faccio anche un bel applauso virtuale, Antonio. Bene, Grazie. Io direi che abbiamo quasi rasentato l'ora e mezza oggi, quindi c'è stato un bel po' di chiacchiera di quelle proficue, dico io. Cristian, Quindi direi che siamo arrivati alla conclusione, Jonathan, cosa dici? se ogni puntata aggiungiamo 20 minuti e mezz'ora, Non la finiamo più. a Capodanno dobbiamo durare proprio un paio di giorni. Adesso Tagliamo non la so chi è. lingua Davvero. ai nostri ospiti. Prepara l'ultimo ospite che non so chi sia, perché forse non è confermato, così non so chi cos'è, però preparalo in ogni caso. No, Al 2021. Esatto. ricordiamoci, Jonathan, che il prossimo appuntamento non sarà a lungo termine, ma sarà Non c'è mai. domani, quindi Il prossimo è domani. domani vi anticipo, avremo una gradita sorpresa, una quota rosa, come si può dire. Abbiamo la vicepresidente delle Nuvolese, Barbara Bussa, il presidente un certo Carlo Boeddu, che io ricordi, quindi siamo in buone mani per domani, quindi Mancate solo che sposati. forse sì, che io ricordi, penso di sì, penso che si conoscano comunque. Comunque avremo ospite la città di Nuoro, quindi le tradizioni nuoresi, quindi dalla provincia di Sassari passeremo alla provincia di Nuoro. Ringraziamo Antonio Mannu per averci dato Mille. un po' del suo tempo e parlarci delle fantastiche tradizioni di Ossi, dico io. Tanto ci vengo Grazie a a Ossi, voi, grazie a voi. non credere che già ci torno, che mi mancano un po' di cose da vedere Ehi, e un po' di terziopelo da prendere, caro Antonio, cioè, esimio l'ho messo dottor da Manno, parte, guarda. come diciamo sempre al Signore, telefono, esimio dottor signore. Manno. Dottor Cani, quando vuole, quando Io vuole. lascerei i saluti finali a Jonathan. Sì, aggiungo chiaramente i miei grazie ad Antonio, alla sua associazione, a tutta la comunità di Ossi, perché è un po' l'esempio di quello che l'abbiamo già detto la settimana scorsa, un po' come la città di Gonnesa vale per la città di Ossi. E Certo. sono esempi di quello che deve succedere in ogni paese, perché ogni paese ha la sua particolarità, ha le Certo. sue micro tradizioni, il suo micro mondo, tutte le cose, l'abbiamo già detto. Quindi deve essere questo l'esempio, la mentalità giusta deve essere questa qua che ha Antonio. No, è vero, vero, Jonathan, perché la Sardegna ha questa par grande, grande particolarità che è veramente, come diceva Marcello Serra, un continente a sé stante, proprio perché ogni paese ha delle caratteristiche peculiari, che siano del ballo, che siano dell'abbigliamento, che siano della gastronomia, di tutte quelle pratiche che erano agricole, artigianali, insomma. Dobbiamo veramente riscoprire ogni paese della Sardegna e questo nostro piccolo contributo serve anche ad aprire gli occhi verso questo tema, Jonathan. Assolutamente. Non abbiamo bisogno penso, di nessun'altra cosa impo di importazione che valga più di quello della nostra roba, perché ne abbiamo veramente tanta millenaria Sì, in certi casi. infatti, basta, come dico sempre, come abbiamo detto anche con Oscar, basta fare bene le cose e condividerle, Esatto, perché senza esatto. condivisione non c'è informazione Diciamo e non che c'è quella crescita culturale che tutti dovremmo avere. Ecco qua, questo è il mio commento finale. sì, diciamo che il deficit più importante a oggi è proprio quello.
la giusta mentalità, le cose di qualità, riprenderle a farle bene, dalla lingua al ballo, ai siti Tutto, archeologici, a non abbiamo uguali al mondo, tutto. tutte le cose che facciamo. Sì. Quindi grazie Antonio, speriamo di Grazie a voi, incontrarci a Jonathan. Ossi presto, o se non sarà Ossi, sarà da qualche Certo. altra parte, però speriamo che ci Le riaprano le porte dopo questo porte benefizio. comunque di Ossi sono sempre aperte, le porte di casa mia sono aperte. Quando volete, mi sali con Cristiano, No, siete non sempre so se ti benvenuti. conviene, Antonio. Prepara molta roba che mangiamo molto noi. Con Cristiano non ci salgo io perché finiamo adesso, chiudiamo e boh, chiudiamo qua tutte le cose. Va bene, Grazie dai. mille, Ancora, Antonio. grazie Cristiano, Ok. Grazie a come te, Jonathan. sempre. Grazie Enrico Piccheri dalla regia. E ci vediamo domani, eh. Ci vediamo domani, ore 19:19. Puntuali, sempre puntuali. Puntuali sempre qui su Facebook e No, non c'è chiaramente l'ora accademica come ci sta nelle serate di ballo in piazza. tutte queste puntate poi sono rintracciabili assolutamente sulla nostra pagina YouTube. Chi vuole condividere è la parola magica, quindi condividete. Grazie e buona serata. Benissimo. Ciao, Forza ciao. Simponia, eh? Arrivederci.